Restano stazionarie ma sempre gravi le condizioni del bimbo di 2 anni e mezzo ricoverato da giovedì all'ospedale pediatrico OPA di Massa, dopo essere stato ritrovato dai genitori in stato di annegamento all'interno di una piccola piscina allestita nel giardino della loro casa a Torre del Lago, dove giocava con i cuginetti e il fratellino. Restano poi da valutare i rischi neurologici per il piccolo. In base alla ricostruzione della polizia di Viareggio che conduce le indagini, mentre i familiari si stavano preparando per la cena, in un attimo di distrazione il bambino è entrato nella piscina, al cui interno non era presente nessuno. Il piccolo ha bevuto dell'acqua perdendo conoscenza. È stato trovato pochi istanti dopo dalla madre e dalla zia, che insieme al padre hanno praticato un tentativo di rianimazione sul posto. Poco dopo sono arrivate le ambulanze della Misericordia di Torre del Lago e di Viareggio insieme con l'automedica. I sanitari hanno provveduto alla rianimazione cardiopolmonare sul posto, poi con l'elicottero Pegaso è stato trasferito all'ospedale OPA di Massa. Sono intervenuti oltre ai carabinieri la polizia, che ha provveduto agli accertamenti del caso d'intesa con l'autorità giudiziaria. Da giovedì pomeriggio, oltre ai familiari, sono in apprensione, oltre ai vicini, attoniti e increduli per questa disgrazia che si è consumata a pochi metri dalle loro abitazioni, e tutti adesso pregano affinché il piccolo possa superare questo momento di criticità.